Sono le 4:30 del pomeriggio e qui sul confine tra la Polonia e l'Ucraina, esattamente come recita questo cartello, a Berdyskse ci sono file di auto parcheggiate, ci sono ucraini che sono appena venuti via, sotto Kiev raccontano bombardata, ci sono ucraini che lavorano da tempo in Polonia, che stanno aspettando la moglie che deve smontare per l'ultima volta dal lavoro di babysitter qui vicino a Leopoli, raggiungerli e immaginare un'altra vita nuova. Li abbiamo incontrati uno a uno, hanno le lacrime agli occhi, ma hanno anche voglia di parlare, hanno voglia di parlare del loro paese che amano. Eugene, per esempio, ha portato via la moglie che lavorava in casa. Lui è un lavoratore di una compagnia internazionale che ha sede a Rotterdam e ha portato via anche ovviamente le due figlie di 1 e 4 anni. Ha detto: lunedì prossimo, on Monday, lavorerò già a Rotterdam. E nel suo futuro lui dice: vorrei tornare tra un mese, tornerò sicuramente, ma non so quando. Raccontano tutti storie di questo tipo, di ponti saltati, di tank dei russi che si avvicinano e di loro che devono scappare dall'Ucraina perché lì non si può più vivere.